Per disegnare un triangolo isoscele si parte tracciando la base, in questo caso la disegniamo di 7 cm, utilizzando la matita HB e un righello o una squadretta. Chiamiamo AB il segmento di base. Per proseguire ci facciamo aiutare dal compasso. Apriamo il compasso di 7, di 10 cm, che è la misura del lato obliquo. Posizioniamo l'ago del compasso nel punto A. E tracciamo un piccolo arco in questa zona, sopra la base, in corrispondenza più o meno del centro della base. Manteniamo la medesima apertura, mettiamo questa volta l'ago del compasso nel punto B e tracciamo un secondo arco di circonferenza che deve intersecarsi con il primo, che deve incrociare il primo. Il punto in cui questi due archi si incontrano lo chiameremo C. Per concludere la costruzione utilizzeremo o il righello o la squadretta, la matita HB e uniremo il punto A con il punto C e poi il punto B con il punto C.